come visibile, insomma, da quello che stiamo vedendo, i lavori sono ad un livello di avanzamento elevato. Le componenti strutturali, rifacimento del tetto, miglioramento sismico, sono state portate a compimento. Sono già ad un elevato livello di avanzamento anche i lavori di bordo vasca, quelli che hanno consentito quindi la sopraelevazione della vasca. Sono in fase pressoché di ultimazione le forniture e la posa delle vetrate, vetrate ad elevato indice termico, e stanno procedendo anche di pari passo i lavori che riguardano più strettamente la parte impiantistica. Ho guardato veramente tutta la città perché ha avuto l'approvazione all'unanimità del Consiglio Comunale. Un bando che è stato agguantato all'ultimo momento perché era un bando che scadeva nell'autunno del 2017, e vale a dire non appena la nostra amministrazione era entrata in carica. Abbiamo ottenuto quindi un finanziamento proprio a valere su quel bando, che era per la riqualificazione energetica, di circa 1.400.000 euro, ai quali dobbiamo aggiungere i 700.000 euro che ha previsto il Comune nel proprio bilancio, e poi un ulteriore contributo da parte del GSE, di 500.000 euro, che porta il totale quindi a circa 2.500.000 euro e che ci fa arrivare al termine di questo intervento, che, come dicevo, è un intervento veramente importante perché l'impianto alla piscina è fortemente voluto dai moregalesi e non solo. Ed è per questo motivo che abbiamo coinvolto fin da subito e stiamo nuovamente coinvolgendo, adesso che i lavori sono addirittura d'arrivo, i comuni dell'area moregalese, i comuni limitrofi a Mondovile, Unioni Montane. Perché? Perché crediamo che questo impianto non sia solo un impianto cittadino di Mondovì, ma sia un impianto del territorio. E crediamo anche che con la ripartenza di questo impianto possa essere simbolicamente la ripartenza dell'intero territorio. Motivo appunto per il quale abbiamo parlato, stiamo parlando con i sindaci e gli altri amministratori, anche per un coinvolgimento delle scuole nel frequentare, nell'utilizzare questo impianto, delle associazioni sportive e di tutte le persone che ne hanno bisogno per i più svariati motivi. Ci sarà poi tutta la fase del collaudo e la fase appunto del bando. L'obiettivo che abbiamo con la collega Carboni e con l'ufficio sport e l'ufficio tecnico è quello di arrivare in concomitanza alla fine dei lavori col bando emesso, affinché ci possa essere un gestore che parta da nuovo e che possa davvero far fruttare la gestione a favore dell'intera popolazione e dell'intero territorio. Abbiamo stipulato un protocollo d'intesa, abbiamo sottoscritto, il nostro sindaco ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la federazione della CGIL, della segreteria provinciale della CGIL, che si occupa di tutti i lavoratori che hanno i cosiddetti contratti atipici. Intendiamo ovviamente osservare quel protocollo, quanto abbiamo sottoscritto, e impegnarci nell'emissione del bando futuro affinché possa essere prevista da parte del nuovo gestore la riassunzione di tutte le persone che lavoravano in questo plesso, magari ci hanno lavorato per anni, anche donando la propria professionalità, le proprie competenze, affinché la piscina, la gestione andasse nel migliore dei modi possibili. Quindi nel prossimo bando, lo confermo, ci sarà inserito questo protocollo d'intesa e la previsione di riassunzione per coloro i quali hanno avuto le difficoltà legate alla chiusura.